Ciao a tutti. Allora, molti di voi mi avete chiesto un tutorial sul trampolino, come saltare e che cosa usare, scarpe, non scarpe e quant'altro. Così io sono qui per darvi delucidazione. Allora, innanzitutto, la scarpa che usiamo è una scarpa ginnica, una scarpa di corsa di solito, con un minimo di dislivello. Non vogliamo né avere un tacco troppo alto e non vogliamo saltare scalzi. Perché non vogliamo saltare scalzi? Perché se io tolgo questa scarpa, guarda che succede al mio tallone. Io tolgo la scarpa, se sto appoggiata, vedi che il tallone si affonda perché la stuoia è morbida. Mi mando in avanti le anche, io non posso saltare così, comprimerei troppo la zona diciamo lombare. Così in quel punto per saltare mi sposterei di saltare sulla punta. Non posso appoggiare il tallone senza una scarpa. A quel punto comincerò a sentire tantissima pesantezza sul polpaccio e, con tutta onestà, non ho mai sentito una donna italiana chiedermi di allenare tanto il polpaccio. Qualcuno sì, ovviamente qualcuno sì, ma la stragrande maggioranza vuole lavorare più sulla coscia e su interna coscia, esterna coscia e quant'altro. Così, una bella scarpa, però non vuoi neanche una scarpa troppo alta, perché se la scarpa è troppo alta di nuovo mi butto in avanti, devo compensare, comincio a lavorare sulla punta. L'altra cosa che molto di voi dice: Jill, qual è il salto? Allora, il problema di tutti quanti è che pensate che state saltando a terra, come a terra, e rullate i piedi e state provando di issarti verso alto per saltare. Così, quando sei sul trampolino, provate di fare questo. E questa non ti dà né il ritmo della stuoia stessa, del rimbalzo stesso, e ti fa lavorare un po' troppo i polpacci, ok? E non vogliamo questo neanche. Allora, i piedi rimangono principalmente piatti e premo verso basso, premo. Adesso, spingendo il mio peso sul trampolino, vedrai che lui comincia a andare sul tuo stesso ritmo, ok? Il ritmo è la battuta della musica, sento boom, giù, giù, giù. Noi contiamo, senti la musica sotto, tu, tu, tu. Ok, ognuno per noi è un conto. Spingo giù. A questo punto i piedi rimangono piatti. I piedi non sono attivi, ma la coscia, spingo, tiro. Pensi paperella, ok? Io spingo, è vero, ma non è che spingo e mi insacco come un sacco di patate aspettando che il trampolino fa tutto il lavoro per me. No, io comincio a fare come se glisso la stuoia e così vado, poi faccio un ritiro. Alle prime volte ovviamente magari non sei allenato, ti senti pesante, ma già dopo 3-4 lezioni ti sentirai assai più leggero. Dopo 2 settimane probabilmente perderai anche un chilo e mezzo, che di solito sono i liquidi, perché ti viene la voglia di fare tanta plin plin sul trampolino, ok? Perché drena tantissimo. Così il gioco è spingo tiro senza muovere le spalle. Non sto saltando gambe rigide, le gambe sono morbide e ovviamente c'è un po' di gioco anche sulla caviglia, ok? Così no, cioè devi entrare in sintonia con il trampolino stesso. L'altra cosa è che diverse persone mi stanno parlando delle gambe, come si appoggiano a terra. Allora, i trampolini sono fatti da uomini, non da macchine, ma dai uomini, e ogni tanto ci potrebbe essere un dislivello, ma minimale, veramente minimale, di millimetri, e quando lo appoggi vedi che non è perfettamente appoggiato, magari, ok? Per esempio qui la gamba non appoggia niente. Però la verità è che quando il mio peso arriva sul trampolino, tutte le 8 colonne, che sarebbero le gambe del trampolino, si poggiano insieme. È molto stabile, sorregge fino a 130, fino a 150 kg peso utente, ovviamente dipende dal trampolino che hai. Però statene tranquilli, che è molto stabile, vedi, io peso tanto, posso saltare da una parte e dall'altra, ma non c'è nessun tipo di movimento sul trampolino, non si ribalta, ok? Questa è una cosa molto importante. Così, piano piano andiamo avanti, mandatemi vostre domande e io proverò sempre a rispondere alle vostre domande al meglio possibile per saltare meglio insieme, divertirvi e ovviamente dimagrire. Baci dalle Gili, passate una giornata spettacolare! Ciao for now!